A milioni di anni da adesso, in un futuro così remoto da essere a stento immaginabile, l'umanità è sopravvissuta. O almeno qualcosa di molto simile all'umanità dei primordi. In quella somiglianza si cela però l'inganno dei sensi. Ere geologiche interminabili hanno trasformato gli abitanti del mondo. Ogni forma di vita è stata mutata e cambiata dallo scorrere inesorabile del tempo. Mutazioni indotte in remoti passati, alterazioni genetiche e commistioni con tecnologie tanto avanzate da essere indistinguibili da un potere arcano hanno cambiato profondamente l'aspetto e la peculiarità di molti individui e creature. Le montagne hanno assunto forme geometriche regolari e misteriose, le onde degli oceani si frangono su spiagge formate da miliardi di particelle artificiali, il cui scopo e origine si sono persi nelle nebbie del tempo. Pulsazioni ritmiche dagli abissi del sottosuolo, luci iridescenti e sirene dal cuore delle foreste, immani costruzioni faraoniche che spezzano la linea dell'orizzonte fino ad arrivare a lambire le nuvole. Giganteschi complessi urbani semisepolti, costruiti con materiali impossibili da identificare e strane rovine dalle proporzioni non adatte ad un essere umano, punteggiano l'unico grande continente del nono mondo. Il nono mondo. Per 8 volte la civilizzazione di una razza senziente è nata dal maelstrom del destino. Ha conosciuto la tecnologia della pietra e del metallo fino ad arrivare alle stelle. Per 8 volte tale civiltà è crollata, finendo nella macina del tempo, assieme ai resti di quelle che l'hanno preceduta. Per 8 volte una specie senziente ha dominato il pianeta, costruendo ovunque le effigi della propria gloria e simboli della grandezza della propria sapienza. Ogni volta una visione del mondo e della realtà diverse, una concezione tecnologica incredibile e astrusa rispetto a quella precedente. Ciascuna grande civilizzazione ha prosperato per innumerevoli ere, seminando i resti della propria magnificenza sotto forma di miliardi di tonnellate di strutture, scarti, artefatti ed opere artificiali di proporzioni continentali, e ogni volta l'oblio è giunto a seppellire ogni cosa sotto strati sedimentali e glaciazioni rovinose. Non tutte queste civiltà furono umane. Alcune furono frutto dell'evoluzione nativa, altre giunsero dallo spazio profondo o tornarono dai recessi di antichi imperi astrali per ricolonizzare o invadere il mondo ancora una volta. Ogni volta cambiando e riplasmando la biosfera e i caratteri orografici del pianeta, secondo il proprio capriccio o tornaconto. I resti di questo incredibile vortice di storia, miliardi di miliardi di essenze e di loro frutti, ora sono ridotti a meri resti che conservano ancora una scintilla vitale di energia o di coscienza e come gemme dal fango emergono nuovamente sotto la luce di un sole ormai lontano e sulla superficie di un mondo i cui continenti sarebbero irriconoscibili per gli abitanti di quegli evi lontani. Nuovi animali ora vivono nel nuovo mondo, nuovi oceani lambiscono coste troppo regolari per essere naturali e le tempeste si abbattono sulle cime di montagne che nascondono immense navi arca mai decollate. E gli strumenti, le macchine, gli utensili mirabili prodotti da quelle esistenze perdute nel dimenticatoio della storia ora vengono estratte come i preziosi dalle cave e trovano nuova vita fra le mani degli abitanti del nono mondo, del tutto inconsapevoli della vera natura del pianeta che si trovano ora ad abitare. Confondendo tecnoscienza con la magia e rimanendo attoniti e terrorizzati ogni qualvolta un antico artefatto di quel passato scomparso torna alla vita. Il nono mondo è una realtà pericolosa in cui antichi errori attendono di riproporre sconsiderati orrori, dove guardiani micidiali, potenti come divinità, dormono sonni artificiali alimentati da nuclei di energia antichi come i ghiacciai sotto cui sono sepolti, un mondo interamente da scoprire ed esplorare, su cui un primitivo velo di civiltà copre come un sottile feretro il corpo di un immane colosso di storie e civiltà perdute. Questo è il nono mondo, il mondo di Numenera.
Bentornate e bentornati nel podcast di Quei Bravi Nerdazzi. Io sono Moi d'Arte GM e in questo episodio, per la rubrica Fra le righe degli antichi tomi, parleremo di Numenera, GDR edito dalla Weird Edizioni, ideato da Monte Cook, sviluppatore di giochi statunitensi come Rollmaster, Planescape, Il Richiamo di Cthulhu e molti moduli ed avventure per il celebre Dungeons & Dragons. Insomma, Numenera è stato partorito da una mente che ha affinato gli strumenti creativi inerenti ai GDR per una vita intera. E si vede! Numenera, gioco giunto ormai alla sua terza edizione se non erro, è un GDR dal potenziale mostruoso. Gli strumenti a cui attinge per la propria lore e che fornisce ai giocatori e ai master sono così vasti e diversificati che possono arrivare a stordire nel momento del primo impatto col prodotto. Ogni luogo, oggetto e creatura potrebbe nascondere una storia immensa, radicata in un passato remotissimo e alieno. La possibilità di creare storie e trame in Numenera raggiunge vette di potenziale vertiginose e decisamente intriganti. Andiamo un po' in ordine però. Il mondo di Numenera è un pianeta come la nostra Terra per dimensioni e caratteristiche generali. Il Sole si è leggermente allontanato nel corso dei milioni di anni, facendo sì che le giornate siano più lunghe delle 24 ore standard della nostra Terra. Anche perché della Terra si parla, anche se proiettata così avanti nel tempo da essere ormai irriconoscibile. La flora e la fauna sono cambiate, trasformate e diversificate non solo seguendo il naturale processo evolutivo darwiniano, ma anche in seguito a mutazioni ed alterazioni conseguenti all'intervento artificiale diretto o in risposta a cambiamenti radicali nell'ecosistema, come radiazioni, particelle nanotecnologiche, sconvolgimenti climatici innaturali o dispersione di agenti mutageni nell'ambiente. Il gioco prevede l'assunto che i personaggi giocanti siano tutti umani, proto-umani o tutt'al più mutanti o sinto-umani, ma in realtà il mondo di Numenera è ancora abitato dalle razze invasive o che si svilupparono nel corso delle grandi civilizzazioni degli otto mondi precedenti. Alcune di esse, come le razze dei visitatori, sono appunto discendenti di specie non native del nono mondo, ma che hanno da tempo perduto ogni contatto con la propria patria, sia che essa fosse un impero galattico o un remoto pianeta posto in una dimensione alternativa. Queste razze sono scelte presentate nel capitolo Regole opzionali e sono affiancate dalle tabelle di generazione casuale dei mutanti, che offrono sistemi tecnologici sviluppatisi fin dalla nascita o persino arti aggiuntivi e organi multipli o disfunzionanti. Questo per dire che la parola umano in Numenera potrebbe comprendere anche attributi del tutto dissimili dall'accettazione che noi le attribuiamo, ma ovviamente il gradiente di mutazioni, la scelta di razze aliene nel gruppo, dipende dal gusto e dalle preferenze di coloro che lo compongono. Coloro che abitano il nono mondo, o perlomeno la parte esposta nella mappa di gioco, sono quindi umani o discendenti di sottorazze e mutazioni di umani. Il livello di civiltà di questi popoli è paragonabile a quello di un mondo medievale, colmo di superstizioni e credenze figlie di ignoranza e arretratezza, come stregoneria, la religione o la magia. Nessuno sa distinguere la differenza fra la tecnologia perduta degli artefatti e il concetto di magia. Come disse Sir Arthur Clarke, ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Quindi, magari, entrando in un insediamento X del nuovo mondo, potremmo vedere strutture di recente costruzione edificate in legno e mattoni, addossate ad antiche cupole metalliche ronzanti, il cui scopo primevo è ormai dimenticato, ma che ora fungono da sala del consiglio locale, invece che da stoccaggio, ad esempio, di merci rare o alimentari. L'illuminazione stradale potrebbe essere ottenuta da globi luminosi e levitanti che due civilizzazioni fa costituivano un organo sensoriale tecnobiologico per sommergibili appartenenti ad una razza oceanica estinta da tantissimo tempo. Piattaforme levitanti potrebbero essere utilizzate per raggiungere i piani elevati di alcuni edifici, ignorando che un tempo fungessero da trasporto per carichi minerari. Il cuore ancora pulsante di un'astronave precipitata e sepolta potrebbe fornire uno scudo protettivo alla comunità che vi si è stabilita sopra.
un altipiano d'acciaio, invece, che svetta su una pericolosa pianura percorsa da scorridori nomadi o da bestie assassine, potrebbe essere una sorta di bunker alieno per contenere un virus letale o un agente mutageno dalle conseguenze terrificanti nel caso dovesse essere rilasciato nell'ambiente. Di nuovo, magari. Il cielo è percorso dalle navi auree degli dei celesti, che dall'alto giudicano le esistenze dei mortali, quando in realtà si tratta di satelliti e navi stellari alla deriva o di enormi stazioni orbitanti, magari ancora abitate dagli ultimi antichi costruttori dormienti o gestite da intelligenze artificiali che persistono ad inviare trasmissioni o energia solare verso strutture semisepolte sottoterra. Insomma, come abbiamo detto, persino dietro a un suppellettile dalla forma esotica si potrebbe nascondere una storia che non aspetta altro di essere raccontata dai giocatori e dalla loro curiosità o avventatezza. Molte, moltissime rovine nascondono infatti pericoli incredibili e il manuale fornisce una vastissima panoplia di creature in Numenera, ciascuno in grado di ispirare campagne ed avventure intere. Prima di parlare dei Numenera, parliamo dei personaggi che i giocatori possono scegliere per avventurarsi alla scoperta del nono mondo. Ciascun personaggio è definito dagli attributi di vigore, inteso per forza fisica, resistenza alla fatica, in generale appunto il vigore fisico, la prontezza, che comprende concetti come agilità, precisione, furtività e riflessi, e l'intelletto, comprendente invece l'intelligenza, l'erudizione e persino in un certo grado anche il fascino del personaggio. Tramite punteggi di questi attributi, il giocatore calcola punteggi derivati che ne caratterizzano le attitudini e le riserve spendibili per diminuire le classi di difficoltà di tiri, abilità e azioni. Giusto una parentesi, in Numenera il narratore, il master o il game master in questo caso, non tira nessun dado. Infatti i giocatori, nell'esempio di un combattimento, sia che siano intenti ad attaccare, sia che siano intenti a difendersi da una creatura, dovranno tirare personalmente sia il dado di attacco che quello di difesa. Ciascuna creatura o ciascun tiro di abilità richiesto è definito da un grado di difficoltà che va da 1 a 10. Il grado di difficoltà scelto, ad esempio un grado di difficoltà medio, medio-alto, 4, deve essere moltiplicato per 3, quindi 4, 8, 12. 12 sarà la CD da dover superare con il lancio di un D20. I personaggi hanno abilità, attributi e capacità, ovviamente, in cui sono addestrati o verso cui sono maggiormente portati. Tramite la spesa di determinati attributi e riserve di dado, la difficoltà iniziale, nel nostro esempio 4, può essere ad esempio ridotta di 1 con l'utilizzo della spesa di una caratteristica chiamata tenacia, che riporterebbe da 4 a 3 il livello di difficoltà. Per calcolare quindi la nuova CD dovremo moltiplicare 3 per 3, quindi la CD, anziché 12 come in precedenza, adesso sarà 9. Se la prova richiesta era ad esempio una prova di agilità, e il nostro personaggio fra i descrittori, fra gli attributi, ha ad esempio agile, allora potrebbe spendere quel tipo di riserva per calare ulteriormente di 1 la CD di partenza, che era 4, la spesa di tenacia l'ha riportata a 3 e questa nuova spesa la porta a 2, che moltiplicato 3 darà 6 come classe di difficoltà per il lancio del D20. Tornando alla creazione, la creazione di un personaggio Numenera è una fase che ne sottolinea molto l'originalità del sistema regolistico. Infatti la creazione è riassumibile nella costruzione di una frase, soggetto, aggettivo e un verbo, dove il soggetto è specificato dall'equivalente delle classi del personaggio. In Numenera ci sono 3 classi, Glaive, Jack e Tech, dove il Glaive è il combattente, il Jack è una sorta di tuttofare che unisce insieme il ladro, l'esploratore, e il Tech invece è una classe sapiente, meccanico, tecnologica, mistica. L'aggettivo o descrittore viene scelto fra i 12 forniti nel manuale base, ad esempio aggraziato, forte, meccanico, mistico, selvaggio, eccetera, a cui si aggiunge il verbo o focus, termine designato a delineare quelle che sono le capacità in cui il personaggio eccelle. Possiamo riassumere la creazione del personaggio, come abbiamo detto, in una frase. Ad esempio, sono un classe personaggio più descrittore che focus. Riproponiamolo in termini comprensibili.
Sono un jack meccanico che controlla la gravità. Sono un, classe personaggio, jack, descrittore meccanico che, focus, controlla la gravità. Oppure sono un glaive furtivo che cavalca il fulmine. Dove cavalcare il fulmine si intende proprio la capacità di controllare ed emettere elettricità spontaneamente, capacità acquisita magari da centinaia di generazioni e risalente ad un'era in cui la razza umana era stata schiavizzata da una razza aliena che ne modificò la struttura genetica al fine di usarli, gli umani, come batterie viventi, armi o componenti per chissà quale sistema tecnomeccanico. Questo ce l'ho buttato io, certo non è spiegato nel manuale. Però fermiamoci un attimo, già da qui possiamo capire, da questo semplice e unico esempio, che i personaggi sono una sorta di X-Men, possessori di poteri e capacità del tutto fuori dall'ordinario. La scelta di tipi di personaggi o classi può sembrare un pochino scarna invece, essendo solo tre, nel manuale base almeno sono soltanto tre, appunto il Glaive, il Jack e il Tech. Tuttavia il mix di focus e descrittori ha la capacità di fornire a due giocatori, con la medesima classe, dei personaggi completamente diversi e del tutto dissimili in approcci, abilità ed effetti in gioco. I molti manuali di espansione aggiungono una miriade di altri descrittori e focus, creando infinite combinazioni per personaggi mai uguali e ripetitivi. I PG acquisteranno punti esperienza nel gioco e progrediranno nei ranghi della classe scelta, come, più o meno, i livelli di un Dungeons & Dragons, anche se il manuale base di Numenera si ferma al sesto rango di personaggio e credo quello sia in effetti il tetto massimo. Chiaramente aumentando di rango, si cumulano e si acquistano nuove abilità e nuove capacità. I punti esperienza in Numenera non si acquistano come di consueto, per così dire. I mostri, ad esempio, non forniscono la ricompensa di punti esperienza. Il Game Master attribuisce punti esperienza in due modi. Il primo è dato qualora i personaggi abbiano scoperto nuovi cripto o Numenera nel corso della sessione, comprendendone magari l'utilizzo o scoprendo qualcosa in più sulla loro origine, oppure tramite la meccanica dell'intromissione. Il GM può proporre ad un giocatore di accettare una complicazione aggiunta in determinate circostanze, che possono essere un combattimento, un'azione furtiva, una prova sociale. Tale complicazione, questa intromissione appunto di cui stiamo parlando, avrà un valore in punti esperienza da 1 a 4. Maggiore sarà la ricompensa, maggiore sarà la gravità della complicazione offerta dal master tramite appunto l'intromissione. Se il giocatore la accetta, allora non solo guadagnerà i punti esperienza dell'intromissione, ma dovrà anche darne uno a un altro giocatore che sceglierà fra quelli del gruppo, chiaramente, spingendo magari quest'ultimo ad essere coinvolto costruttivamente nella contingenza in corso. Questo sistema è molto interessante, secondo me, è in grado anche di insaldare i rapporti fra i PG e crea plot inaspettati e adrenalinici. Qualora il giocatore volesse invece rifiutare l'intromissione del master, non solo non guadagnerà i punti esperienza offerti, ma dovrà persino spenderne uno per poter rifiutare l'intromissione. E se il giocatore ovviamente non ha nemmeno un pix da parte, dovrà obbligatoriamente accettare la complicazione che il master ha offerto per la scena. Ora passiamo ai Numenera, vale a dire tutto l'insieme di artefatti appartenenti ai mondi predecessori al nono, quello del mondo di gioco attuale. Questo insieme comprende davvero, davvero di tutto, da una nave volante ad una siringa ipodermica ancora carica del contenuto, da un rilevatore di movimenti a un'asta in grado di sparare un fascio termico. Persino mutanti, androidi e strutture possono essere annoverati nei Numenera. Nel nono mondo quasi nessun Numenera viene utilizzato nel modo e per lo scopo per cui era stato creato originariamente. Ma ci sono delle categorie in cui questi artefatti, questi Numenera, si dividono. Gli artefatti sono dei Numenera in grado di riprodurre più volte un medesimo effetto. Potrebbero essere dei mezzi di trasporto, dei proiettori portatili di scudo ad energia, un mezzo di comunicazione, uno specchio di vetro che visualizza scritte indecifrabili o una mappa aggiornata in tempo reale con la posizione del possessore. I cripto, invece, sono oggetti ad uso ristretto o dalle cariche limitate. Alcuni sono molto comuni, altri sono esemplari unici, ma comunque limitati nella quantità disponibile di utilizzi. Sono frammenti di marchingegni più grandi e complessi, oramai del tutto dispersi.
Potrebbero essere delle biglie in grado di dimezzare il peso del portatore, fari a spalla per un teletrasporto monouso e chissà dove in certi casi, emettitori di raggi, ripari istantanei, moduli di forza, memoria, invisibilità o rapidità, varchi portatili per attraversare porte e pareti, sostanze contenute in capsule in grado di liquefare carne o metalli, proiettori olografici o indumenti con capacità speciali. Alcuni sono considerati di categoria anche inferiore e a consumo diretto come pasticche o iniettori, altri si indossano come corazze e fungono da trasporti rapidi monouso. Gli arcani sono invece i cripto, il cui utilizzo è ancora oscuro o del tutto casuale, o imprevisto, e il cui effetto non è immediatamente visibile. Potrebbero essere chiavi magnetiche, attivatori di antichi artefatti Numenera, o potrebbero richiamare una nave in orbita o scatenare un latente orrore nascosto da aree insondabili. Il manuale offre liste molto corpose e dettagliate di centinaia di cripto e artefatti, con tabelle di effetti indesiderati, inspiegabili e insoliti, che si coattivano assieme alla funzione voluta. Ogni pezzetto del nuovo mondo è una curiosità, è una rampa di lancio per lo stupore e il senso di meraviglia. Numenera è quindi un gioco fantasy futuristico a carattere tecnomagico che richiama a raccolta l'avventura, l'esplorazione, il viaggio, ma anche l'indagine, l'enigma e l'orrore. I mostri sono terrificanti e alieni, e talvolta imbattersi in qualche abitante dormiente di edifici Numenera potrebbe essere un'esperienza lovecraftiana a tutti gli effetti. Il nono mondo non è facile da approcciare, poiché a primo impatto sembra un calderone di elementi eclettici e disomogenei provenienti da una dozzina e più di ambientazioni diverse. Tuttavia, una volta entrato, spero, nel suo mood, ho sentito la salivazione aumentare mano a mano mi rendevo conto della sua vastità e rigiocabilità. Quest'ultimo aggettivo è davvero sempre più raro nei giochi di ultima generazione. Ci sarebbe da dire ancora qualcosa? Assolutamente sì, ma è impossibile fare uno zoom su un aspetto principale del gioco, poiché ciascuno di essi non è inferiore agli altri per importanza. Numenera è una sfida per i narratori, ma anche un modo per mettersi alla prova, sicuri di avere tutti i pezzi di un mosaico potenzialmente illimitato di progetti, personaggi, avventure, campagne, in un mondo tutto da esplorare, sia in macro che in micro. Per questo episodio è tutto. Se il podcast vi piace, vi invito a premere segui sulla vostra piattaforma podcast preferita, di lasciare un commento o una valutazione, aiuta moltissimo il nostro progetto. Vi invito inoltre a iscrivervi ai nostri canali Twitch e YouTube, dove potrete vedere le nostre campagne a diversi giochi di ruolo, come Sine Requie, Simbarum, Warhammer Fantasy, Coriolis e fra un paio di settimane proprio a Numenera. Veniteci a trovare anche su Facebook e Instagram, così da rimanere aggiornati sugli sviluppi del nostro progetto e sulle uscite prossime del podcast. Seguiteci e lasciateci un commento alle puntate del podcast, le leggeremo tutte e risponderemo. Per voi magari è questione di un attimo, ma per noi vuol dire davvero molto, vuol dire motivazione e spinta a fare di meglio. Mi scuso se questo episodio magari risulta più confuso e magari raffazzonato di altri, ma in questo fine settimana e nella settimana precedente ho avuto davvero pochissimo tempo per dedicarmici. In ogni caso, spero sia stato di vostro gradimento e che abbia acceso un po' di curiosità su Numenera. Per questo episodio è tutto, un saluto da Moidart GM e che gli dèi veglino sui vostri tiri di dado. Ciao!